Allora, siamo dentro ad Assisi. Ce l'abbiamo fatta. Aiuto. Ottimo. Vamos. Check-in fatto, vediamo. Siamo al quinto piano. Apertura. Ce la stiamo spassando un po' troppo, cioè noi non siamo abituati a questo lusso, no? Alla vista migliore di casa nostra, comunque. Bello, la nostra macchina a posto, sì, ok, è lì. Tanta roba. Andiamo, dai. Cerchiamo qualcosa da mangiare prima di tutto, perché sto morendo di fame. No, perché lei fa le vocine stupide, ma non lo sa che lo metto su YouTube dopo questa roba qui, cioè. Abbiamo trovato questo ristorantino praticamente alle porte della basilica. Quindi no, facciamo un brindisi. Timidamente un brindisi. Deve essere buono. Buono. Buono davvero. Polentine divine. Buono. I bricelli devono essere squisiti. Sono veramente squisiti. Gli umbricelli ho preso. Veramente, veramente buoni. Ortomino così, fantastico. La scamorzina. Madonna. È delizioso. Ma la foglia di pane intrisa di olio col tartufo è geniale. Veramente buono, no? Sottilissima. È andato a mangiare con la vista alla Basilica di San Francesco. È veramente il top. Ma dopo il caffè sono strapieno. Non so te. Basta, fino a stasera. Abbiamo pranzato in questo ristorante ai piedi della Basilica di San Francesco. Quando abbiamo fatto il brindisi, portava una signora anziana dietro di noi, si è sentita male. È arrivata anche l'ambulanza e tutto. Ma la cosa più inquietante è stato sentire il nipote dire: peccato nonna, ti avevamo preso un garpez. Morto. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, vai e ricorda questo cuore mio. Abbiamo appena finito di visitare la Basilica di San Francesco e la tomba. Abbiamo rispettosamente osservato il divieto di non filmare, di non fare riprese all'interno delle strutture. Superlativo è un aggettivo troppo piccolo per descrivere la bellezza di questi posti, anche mistici, dove ognuno poi vive la fede come meglio crede. È un viaggio introspettivo di se stesso che ognuno elabora come meglio ritiene, ecco. Sicuramente se siete in giro nelle zone e vi capita a visitare Assisi, ve lo consiglio vivamente.
così per sapere quanti gradini sono per arrivare al punto panoramico. Ok, siamo arrivati al monastero Santa Croce Clarisse Cappuccini. Ci sono quei cunicoli. Esco, scusa del fiatone. Cioè, io sto facendo delle riprese, ma di fatto non rendono onore all'imponenza di questa struttura. È veramente imponente. Ecco a voi Minas Tirith. Esattamente là in fondo si vede Gondor. E a ore 12 c'è la terra di mezzo. Ci siamo fatti una salita assurda, abbiamo beccato il tramonto, fotografato, videografato sulla cornice di questa magnifica rocca. Comunque alla fine ne è valsa la pena, perché tutto questo bel panorama, dalla quale si intravede anche la Basilica di San Francesco e quindi tutta la vallata umbra. Si sgambetta con Google Maps. Freschina comunque. Andiamo a sinistra adesso, come Magellano afferma. Ma sembra di essere in Città Alta quasi, comunque. I colori sono quasi gli stessi. Sono dell'idea che costano di più i souvenir dell'intero soggiorno di una qualsiasi città. Però il pensierino ci sta sempre per i nostri cari. Sono veramente stanco e abbiamo camminato tantissimo oggi, devo dire, a differenza di ieri che abbiamo urlato tantissimo allo stadio. Oggi ma ci vuole, perché siamo dei luridi. Adesso andiamo a cena, o perlomeno ci proviamo. Andiamo bene. Allora, abbiamo trovato questo ristorantino in pieno centro Assisi, è una taverna. Allora, comunque questo è il ristorantino che abbiamo scelto per questa sera. Un design impeccabile comunque, veramente suggestivo, veramente carino. Ma ridendo e scherzando, abbiamo fatto anche 5-6 km in salita e controvento. 7 km in salita. Sono pronta a assaggiare i strangozzi, cacio e pepe e tantissimo. Deliziosa. È morbidissima davvero. Buono. Qui veramente sanno cucinare, ma veramente.
Allora, adesso c'è il suinetto. No, cos'è? No, adesso c'è il cinghialino. C'è il cinghialino. Sarà una sfida, l'ultimo sangue. Ok. Sono quasi alla fine. Anche perché voglio tenermi un pezzettino per il dolce. Anche la dieta si fa domani. Anche stasera, come era? Anche oggi anche la dieta oggi. La facciamo domani. Il mio Maro Montenegro c'è sempre spazio. Giusto? Vabbè. Perché se bisogna fare una bella vacanza bisogna anche mangiare bene. E qui devo dire abbiamo mangiato veramente bene. Si conclude qui il nostro breve soggiorno ad Assisi. Ci vediamo in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Ricordatevi solo di essere sempre felici e di fare quello che vi pare della vostra vita. Un grande abbraccio da Martina, Andrea, a voi.